Nel corso della prima seduta d'aula dopo la pausa estiva, l'Assemblea piemontese ha approvato all'unanimità la delibera che ha stanziato 500.000 euro in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma lo scorso 24 agosto. Alla somma devoluta si aggiungeranno le donazioni spontanee di cittadini e consiglieri regionali, ai quali il Comitato di Solidarietà, che si è riunito prima del Consiglio, ha chiesto un significativo contributo. C'è stato un accordo unanime nel devolvere parte del risparmio che il Consiglio regionale ha realizzato nell'anno precedente, e precisamente un importo di 500.000 euro più erogazioni liberali che andranno canalizzate sul conto corrente che abbiamo aperto nel mese di agosto, e ci saranno delle erogazioni individuali, libertà di coscienza per i singoli consiglieri regionali, assessori, dipendenti, cittadini comuni. Sono soddisfatto per l'attenzione e il clima che si è creato anche alla conferenza delle regioni, e in quel contesto si è deliberato di istituire un coordinamento delle quattro regioni colpite, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Saranno elaborati quattro progetti e quindi tutte le risorse saranno canalizzate alla conferenza dei presidenti per sostenere appunto questi quattro progetti. All'indomani della notizia del terremoto si è subito attivata la nostra protezione civile, dando la disponibilità per quelle che erano le nostre strutture, la colonna mobile, il PAS e tutto quello che è il patrimonio di conoscenze anche del nostro volontariato e della nostra struttura. A livello nazionale, immediatamente ci sono stati richiesti le unità cinofile, quindi l'intervento dei cani con i loro addestratori per andare alla ricerca delle persone, ed è quello stato l'intervento che è stato richiesto al Piemonte. Successivamente siamo adesso nella fase seconda sulla valutazione dei danni, e ci sono i nostri tecnici che seguono le verifiche sulla stabilità degli edifici. Il Consiglio regionale ha inoltre istituito nei giorni scorsi un conto corrente postale per rendere possibile un gesto concreto a favore di chi è rimasto senza casa.